qui sono tutte persone pericolose che hanno comunque dietro le spalle reati non solo in Italia ma anche nei loro paesi e quindi con delle tossicodipendenze alle spalle, prendono psicofarmaci e quant'altro per stare tranquilli, di conseguenza ogni occasione è buona per poi avere degli atteggiamenti violenti sia nei confronti dei militari sia nei confronti degli operatori civili che operano dentro il centro. I migrati sono suddivisi tra uomo e donna, non ci sono minori, quindi sono divisi le donne con le donne e gli uomini con gli uomini. Sono tutti immigrati clandestini, alcuni solo clandestini, alcuni clandestini con reati gravi e gravissimi e quindi hanno un provvedimento da parte del questore di espulsione, dopodiché si possono ricorrere alla magistratura per appellarsi a questo provvedimento e si aspetta che poi la magistratura emetta sentenza definitiva e poi vengono rimpatriati. L'allungamento di 18 mesi è dovuto anche e soprattutto a questo allungamento della giustizia italiana, quindi 3 gradi di giudizio. Diciamo che i posti dovrebbero essere circa una settantina, di fatto sono più di 100. Se le cose vanno così, chiaramente gli organici devono essere sostenuti, perché non ci può essere un organico così inferiore. Con gli sbarchi che sono aumentati dalla fine di agosto, il rischio è che la situazione peggiori. E certo, non può che peggiorare, nel senso che anche aprire altri centri significa ci va del tempo, non basta soltanto aprire delle caserme, perché le caserme sono in disuso e vanno chiaramente ripristinate. E quindi ci va del tempo oltre che risorse economiche. Allungando a 18 mesi e avendo uno sbarco così grande, significa che comunque questi centri verranno saturati nel breve termine. E allora ritorniamo al punto di partenza. All'interno la situazione è abbastanza incandescente, ma c'è un rischio effettivo di sommosse? Le sommosse ci possono essere, ci sono state anche per fatti futili. Ultimamente ce ne sono state un paio, una perché era scaduto il termine delle telefonate, danno dei cellulari, hanno un termine per chiamare la famiglia e volevano continuare, hanno spaccato tutto, anche lì siamo intervenuti con una nota dicendo che comunque il problema sussiste, quindi ogni giorno ci può essere comunque qualcheduno che va in escandescenza e altri lo seguono.